Buongiorno a tutti cari amici, oggi sono un po' mattiniero, però insomma, col video pronostici, ma stasera si gioca, era un po' di fretta. Come avete visto sul mio profilo Facebook, mia pagina Facebook del canale, appunto, se non l'avete ancora visto, invece andate a vederlo. Ieri ero in televisione, quindi una cosa e quell'altra, ho dovuto saltare i pronostici del giovedì perché avevo un po' di cose da fare, li ho fatti oggi, però insomma, è importante averli fatti, quindi se avete voglia di andare a giocare, ascoltarmi per andare a giocare, avete ancora tempo di farlo. Comunque inizia oggi la Serie A, l'ottava giornata con Torino-Frosinone, che appunto si gioca stasera alle 20:30. Non me ne vogliono gli amici di Frosinone, ma credo che il Torino vinca e vinca anche abbastanza agevolmente, quindi 1. Domani alle 15 Cagliari-Bologna. E partita tra l'altro di due squadre rosso-blu, io credo che quel fattore campo farà la differenza e Bologna ha vinto due partite importanti in questa settimana e mezza, diciamo. Credo che però a Cagliari non passi, quindi 1x Cagliari. Udinese-Juve, anche qua sapete come la penso sui pronostici sulla Juventus, metto assolutamente 2 tranquillo, poi ripeto, questo è il mio pensiero che ho dato quest'anno alla Juve, che la Juve purtroppo, cioè purtroppo per me che sono juventino per fortuna, per le altre purtroppo, quando giochi la Juve quest'anno, anche quando hai la sensazione che possa perdere, devi giocarti comunque la sua vittoria, perché comunque quest'anno la Juve, non dico che è un caterpillar, però è talmente forte, abbiamo visto col Napoli che è veramente difficile, eh. Poi Empoli-Roma e anche qua insomma credo che la Roma vinca, quindi due della Roma senza particolari problemi. Domenica alle 12:30 Genoa-Parma, qua già è una partita più difficile da pronosticare, ma io sono convinto, io mi fido del Parma, metto X2 Parma, pensate un po'. Atalanta-Sampdoria delle 15, questa è una bellissima partita. Queste sono tre partite alle 15 veramente belle, perché Milan-Chievo metto l'uno del Milan. Lazio-Fiorentina e Atalanta-Sampdoria sono secondo me molto 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 impronosticabile. Però metto la Lazio che batte la Fiorentina, perché ha perso il derby, ha perso ieri con l'Eintracht Francoforte, non credo che la perda anche la terza. Quindi mi fido della Lazio per questa partita, quindi metterei l'uno. Atalanta-Sampdoria metterei l'uno dell'Atalanta, perché anche l'Atalanta prima o poi una partita contro una medio-grande squadra deve vincere anche bene, quindi assolutamente metterei l'Atalanta. Attenzione dunque invece ai pronostici serali. Quella delle 20:30 Spal-Inter non la voglio neanche, cioè non c'è neanche secondo me bisogno tanto di farla, secondo me l'Inter vincerà con la Spal. Ha vinto anche a fatica col PSV Eindhoven, però alla fine la Spal ha fatto il boom iniziale, ma sta calando. Io non ho molti dubbi sul fatto che l'Inter vinca a Ferrara. Napoli-Sassuolo, io invece qui ho dei dubbi che alle 18 il Napoli batta Sassuolo. Secondo me, Sassuolo giocando bene, se giocherà come ha giocato con Juve-Inter e non come ha giocato col Milan, il Sassuolo potrà fare risultato. E secondo me farà risultato. Io Napoli-Sassuolo metto X2 Sassuolo. Pazzia delle 10. Dunque, questi sono i miei pronostici. Ah, già. Parliamo delle partite che ci sono su DAZN, saranno Empoli-Roma, Genoa-Parma e Lazio-Fiorentina. Sono le tre che DAZN farà vedere sulle sue piattaforme. Tutte le altre saranno visibili come al solito su Sky. Beh, ragazzi, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao.